Architettura Resina che conclude questo pomeriggio. Io ringrazio sentitamente tutti gli intervenuti per il loro contributo molto puntuale e molto interessante. Credo che siamo riusciti a dare il profilo che avevamo pensato, no? In un pomeriggio di studio, un pomeriggio che ha ricordato la figura, l'impegno di Alfonso, ma che ha voluto anche rimanere nel merito del lavoro stesso che Alfonso ha fatto per, come abbiamo citato più volte, mettere un altro tassello verso il futuro e quindi raccogliere quell'eredità che Alfonso ci ha lasciato per poterla portare avanti anche nei prossimi tempi, nei mesi e negli anni a venire. Da parte da parte della città di Carpi e dei musei civici, ringrazio la diocesi di Carpi. Questo è stato un pomeriggio fatto insieme, anche qua riprendendo la storia di Alfonso, che come abbiamo detto è stato tanto impegnato nei musei civici, come tanto ha fatto per la nascita e la crescita del Museo Diocesano. Quindi questa per me è una collaborazione molto importante e molto fruttuosa, e grazie a tutti voi che avete seguito, vi vedevo da questa con grandissima attenzione tutto quello che oggi ci siamo detti. Credo anche che abbiamo imparato qualcosa che non sapevamo tutti quanti, quindi ci siamo arricchiti e ci siamo arricchiti con chi è intervenuto, e ci siamo arricchiti soprattutto grazie a quello che Alfonso ci ha lasciato. Grazie davvero a tutti e buona serata.